Ciao a tutti, sono qui davanti al checkpoint. Ho capito come si fa, ma bisogna andare qua e poi schiacciare i dorsali. Ok, muoviti un po'. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. No, nulla. Però io andrò a vedere se è stato sbloccato qualcosa. Ok. Sì, l'avevo letta sta cosa. Sì. Vediamo dove si va. Ci sono i mimic? No. Il vuoto c'è. Oh cacchio, piano. Non droppano niente. Allora, un po' cosa ho trovato. È per caso l'arma del boss? Cioè,
picchiano che ho fatto. Mai giocare a tarda notte. Solo questo. Ok. E mi ha sbloccato questi due. E andiamo avanti. After banishing the god, the three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths they had taken. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the Shard of Heroes could make that heart beat. And only an unearthly force could tear it out.
figata la luce. Vaffanculo. Perché mi sta passando così poco? E mo così tanto. What exactly were the Lords? They wielded power beyond our understanding. They fought fiercely, and they blindly followed the God. And when I tried to talk to them, reason with them, failed. The Lords did not come for discussion. They came to serve their purpose. To lead the Rogar army against the humans. We can't stand against such forces much longer. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. Ho letto di roba che ti era tipo muro invisibile. Dopo provo a fare una cosa.
bene, capito? Non dovevo andare là. Figa sta arma. Wow. Ma la bandiera dell'Inghilterra è quella. Bye.